studiare tutta la teologia che vuoi, tu puoi studiare la Bibbia e tutto quello e diventare ateo o mondano. Lo zelo di San Paolo fa infervorare anche Francesco. Il tema è lo zelo apostolico dei grandi testimoni della fede e il primo è l'apostolo delle genti, già zelante in verità quando perseguitava i cristiani. A cambiarlo e convertirlo non fu un'idea, ma l'incontro con Cristo. Quando uno trova l'idea di Gesù, rimane un ideologo del cristianesimo. Udienza del mercoledì in piazza San Pietro. Diventare cristiani, il Papa spiega, non è un maquillage facciale. Vero cambiamento è del cuore. Il paradosso, infatti, è che prima di convertirsi, sentendosi giusto di fronte a Dio, Paolo si sentiva autorizzato a perseguitare e uccidere, come fece col primo martire Stefano. Soltanto dopo iniziò ad essere capace di amare. E questa, Francesco raccomanda, è la strada. Se uno di noi dice, ah, ti ringrazio, Signore, perché io sono una persona buona, io faccio le cose buone, non faccio peccati grossi, è una mala strada, non è una buona strada. Questa è una strada di autosufficienza che non ti giustifica, ti fa un po' il naso così. È un cattolico elegante, ma un cattolico elegante non è un cattolico cattolico santo. In conclusione, saluti in otto lingue e la richiesta che il Papa non si stanca di fare. Perseveriamo nella preghiera e nella vicinanza alla martoriata Ucraina.